prima di parlare, di passare la parola ai ministri, mi preme sottolineare che sono rimasto abbastanza allibito da due cortocircuiti comunicativi di questi giorni e di queste ore. Il primo, che riguarda le note vicende dell'acciaio, rispetto al quale io ho letto stamani profluvi di frasi, articoli, trasmissioni televisive su che cosa avrei voluto dire con una frase che non ho mai detto, come è noto, perché trattasi di un cortocircuito legato a una traduzione in inglese di una frase idiomatica, e quindi così stanno le cose. Non c'è da parte mia nessun cambio di linguaggio, cambio di passo, volontà strategica nuova e altro, quindi rassicuro tutti coloro che in queste ore si sono hanno deciso di occuparsi di questo tema, insomma mi fermo qui, punto. Non c'è nulla di tutto quello di cui si è parlato, nessun cambio di strategia, niente di tutto questo. L'altro cortocircuito mediatico, anche qui lo dico subito per chiudere discussione di questi giorni, legato alle frasi che sono state del ministro Saccomanni sul tema dell'IMU e che sono state poi usate per polemiche nei giorni scorsi. Il ministro Saccomanni ha detto quello che tutti noi abbiamo detto e che anch'io ripeto adesso, e cioè che la decisione sul fatto che nel 2013 la prima e la seconda rata dell'IMU non verranno pagate dalle famiglie italiane è una decisione già assunta, punto, e sulla quale non si torna. Il ministro Saccomanni ha detto quello che anch'io dico e che tutti noi diciamo, e cioè che la copertura di questo tema per quanto riguarda la seconda rata è una copertura non semplice, sulla quale stiamo arrivando a conclusione, ma il tema per quanto riguarda le decisioni politiche sta nei termini in cui l'ho detto, e non c'è da fare, da montare polemiche in più. Mi rendo conto che questo è un periodo nel quale si accavallano le discussioni con la legge di stabilità, le discussioni dentro i dibattiti politici dei partiti, quindi ogni tema diventa occasione di terremoti politici di un tipo o di un altro, però mi preme essere su questo secco e, se è possibile, ultimativo, per evitare che ci si porti dietro delle incomprensioni o dei cortocircuiti, anche qui totalmente inutili. Quindi il ministro Saccomanni ha detto una cosa che ripeto anch'io e che è confermata dalle decisioni che abbiamo già assunto politicamente e che applicheremo tecnicamente nei prossimi giorni.